Oggi la cellulite, la cosiddetta pelle a buccia d'arancia, pare che sia uno dei grandi enigmi della medicina irrisolti. Quali sono le cause? Una inevitabile indicazione genetica nelle cellule, oppure una disfunzione ormonale, un disturbo della circolazione o altro? Su questo tema così ancora poco esplorato ho scritto un bel libro, un bel volume che vi faremo vedere tra poco, Domenico Amuso, eccolo qui, medico docente in molti master di medicina estetica a Palermo e dal Camerino, dal titolo, come vedete, La cellulite, l'Alzheimer della pelle. E per parlare dei misteri della cellulite con noi un personaggio, Eugenio Luigi Orio, benvenuto dottor Orio, medico, specialista in biochimica, fondatore dell'Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo. Allora, dottor Orio, la cellulite resta comunque, dal nome stesso, no, la cellulite, una infiammazione delle cellule, ma che tipo, come possiamo definirla come patologia? Bene, è una patologia sicuramente multifattoriale, multiforme anche, che colpisce in maniera selettiva alcune aree del corpo, prevalentemente della donna naturalmente, interessando sia la cute, quindi o pelle, sia il sottocutaneo. E la natura ite, come lei ha sottolineato, sottolinea la natura infiammatoria, tutto ciò che finisce con ite, infiammazione. Quindi nasce da una infiammazione di questi tessuti, però poco sappiamo da dove parte questo processo Ecco perché resta un infiammatorio. enigma, insomma, la Qualcuno causa. infatti gioca anche sul termine cellulite, cioè una delle maggiori miti al mondo nell'ambito scientifico è proprio sull'origine della cellulite. C'è un dato di fatto, se noi andiamo a controllare sul database americano, dove noi attingiamo per la letteratura scientifica, famosa Medline, troviamo per la cellulite solo forse 400 lavori, contro 1100 lavori dell'unghia incarnita, per intenderci. Quindi ancora pochissimo spazio a fronte di tutta una serie di maree, una marea di trattamenti più o meno seri che vengono proposti alle nostre pazienti. Ecco, all'inizio noi abbiamo parlato di stress ossidativo tra le cause della cellulite. Ecco, l'abbiamo già detto con lei anche in altre occasioni, ma riepiloghiamo ai nostri telespettatori, per le nostre telespettatrici, che cos'è lo stress ossidativo? Lo stress ossidativo è una declinazione del concetto di stress emotivo che noi conosciamo, cioè il nostro organismo davanti a un evento imprevisto, imprevedibile, reagisce e si adatta con una serie di meccanismi, se abbiamo la tachicardia, la sudorazione, che sono dei meccanismi di adattamento. A livello molecolare, parte di questo meccanismo di adattamento che si chiama stress è mediato da una coppia di sostanze che sono i radicali liberi e gli antiossidanti. Quindi noi abbiamo un sistema redox che è interposto tra l'ambiente e le nostre cellule. Questo sistema redox consente a noi di adattarci. Quindi, per esempio, se siamo invasi da un batterio, questo batterio evocherà la produzione di radicali liberi, noi uccideremo questi batteri, ma per evitare che questo si ripercuota a nostro danno, gli antiossidanti controlleranno gli effetti indesiderati di questa produzione. Riepiloghiamo, Ecco. per esempio, gli antiossidanti più importanti quali sono? Beh, abbiamo antiossidanti endogeni importanti, sono degli enzimi. Molti sentono parlare della superossido dismutasi, se ne parla tanto perché è legata ad una malattia grave come la sclerosi laterale amiotrofica, ma anche esogeni, soprattutto dalla frutta, dalla verdura, la vitamina E, la vitamina C e poi i polifenoli, la curcuma, la curcumina per esempio di cui si parla tanto, la astaxantina. Ecco perché uno dei nostri, come dire, dei nostri imperativi è l'antiossidante. Ne parliamo, ne sentiamo dire, ne sentiamo parlare tutti i giorni, gli antiossidanti. Ecco, qual è il rapporto allora tra stress ossidativo e cellulite? Si può dire che la cellulite sia un'espressione della cosiddetta ipossia, Sì, cioè mancanza di ossigeno o poco ossigeno della pelle? sembra, Cioè, diciamo, se biochimicamente come funziona? biochimicamente, immagino adesso noi siamo seduti, però magari diciamo, c'è un po' una differenza di genere, però stando seduti noi comprimiamo ovviamente una parte del nostro corpo. Questa compressione genera chiaramente un insufficiente apporto di sangue ai tessuti. E l'ipossia, diciamo, alcuni ritengono che sia tutta un po' la causa, la madre di tutte le patologie, da quelle neurodegenerative fino a quelle neoplastiche. Quindi una insufficiente apporto di ossigeno ai tessuti poi è la causa che porta alla produzione di radicali liberi. Nel caso, per esempio, del tessuto adiposo, ormai è dimostrato sempre che
per esempio, episodi ripetuti di abbuffate notturne, no? Sì. Qualche volta capita di notte, una cosa non andrebbe fatta, non apriamo il frigorifero e mangiamo e ci rimpensiamo. Secondo alcuni autori, questi ripetuti episodi porterebbero ad un accumulo di grasso nelle cellule adipose, quindi negli adipociti, che anziché a livello viscerale si accumulano proprio nelle zone interessate dalla cellulite. Per cui, rigonfiandosi questi adipociti, comprimerebbero i vasi sanguigni, formando quei famosi lobuli che poi crescono, rompono i setti connettivali e formano la terribile buccia d'arancia, che è una fase già terribile, evolutiva. Sì, ecco, allora noi abbiamo parlato all'inizio di questo libro, vogliamo anche farlo vedere, se Carmine Marano ce lo inquadra, questo libro di Domenico Amuso, dove lei, su quale lei ha fatto una prefazione, diciamo, fondamentale, centrale, che spiega un po' perché oggi si discute di cellulite, no? Perché, ecco, perché questo titolo, l'Alzheimer della pelle? Il titolo provocatorio che mi ha dato con il dottor Amuso, che è un chirurgo di fama internazionale, perché abbiamo visto che, contrariamente a quello che, facendo degli studi proprio bioptici, abbiamo visto che la cellulite non è che ha un andamento uniforme in tutte le parti della pelle, ma nasce da alcune aree a scarso livello di ossigeno, che poi hanno differenti evoluzioni, un per esempio, po' come... Ad esempio... Come capita nel cervello dell'Alzheimer, in qualche modo. Sì, cioè sì. Ci sono vari foci dove si determinano delle lesioni. Sì. Ma poi c'era stata un'osservazione interessante, fatta non da noi ma precedentemente, dove si pensava di fare una diagnosi precoce. Per un periodo si è pensato di fare una diagnosi precoce prelevando pezzettini di pelle, perché una delle prime manifestazioni sarebbe a livello dei fibroblasti, cioè delle cellule che nella pelle producono il famoso tessuto, il collagene. Quindi i fibroblasti producono il collagene che poi va deragliato nella malattia cellulitica. Ma sappiamo anche che c'è un nesso strettissimo tra il cervello e la pelle. Oggi tutti parlano di asse intestino-cervello. Noi parliamo di asse cervello-pelle, perché sia il cervello che la pelle derivano, hanno una comune origine embrionale. Quindi noi sappiamo quando gli eventi stressanti che interessano quindi il cervello possono ripercorsi sulla pelle. Pensiamo alla psoriasi. La psoriasi è uno degli esempi di malattie anche psicosomatiche, se vogliamo. Quindi c'è questo nesso. E poi c'è ovviamente anche l'osservazione probabilmente che delle lesioni che stiamo cominciando a vedere, cioè facendo un'analisi metabolomica, notiamo che c'è un danno a livello dei mitocondri. I mitocondri sono la centrale energetica e sono quelli colpiti sia nella pelle che nell'Alzheimer. Quindi è chiaro che è provocatorio, però intendiamo aprire una nuova frontiera, perché purtroppo noi vediamo che in letteratura non c'è ancora un'adeguata attenzione per capire questo dramma delle donne. Sappiamo che forse interessa il 70-80%. Ecco perché, le donne, perché c'è questa relazione stretta con gli ormoni. Sì, questa è una cosa che noi diciamo, però nella nostra esperienza, andando a misurare il livello di ormoni, almeno quelli circolanti, noi non notiamo questa grande differenza. Quindi c'è qualcosa di più, forse sono dei fattori predisponenti. Certamente la donna per certi versi... Certamente la genetica c'entra sempre. La genetica, per esempio, è stato visto che c'è una particolare predisposizione nelle donne che hanno la cellulite proprio nel gestire la disponibilità di ossigeno. C'è una proteina particolare coinvolta nell'utilizzazione dell'ossigeno e sembrerebbe più alterata nelle donne che soffrono di cellulite. E anche i geni dello stress ossidativo sono più attivati nella cellulite. Quindi questo ci porta a fare delle considerazioni. Per esempio, i mitocondri sappiamo che sono ereditati dalla madre, e quindi il fatto che sia legato al sesso femminile, quindi ci fa pensare. Quindi abbiamo anche altre evidenze di questo tipo. Ecco, qui vediamo alcuni casi di cellulite dove in zone del corpo in cui non ci aspetteremmo, perché di solito noi diciamo la cellulite è nei glutei, la zona del cosiddetto glutei viscerale, l'interno coscia, insomma. Sì. Invece, ecco qui, casi di cellulite in poi zone impensabili. Sì, ma devo dire, il problema qual è? Che non tutti i ricercatori danno una dignità nosografica e nosologica a questa materia. Per esempio, nel Regno Unito, dove noi collaboriamo, non è riconosciuto il concetto di cellulite, contro che invece noi sappiamo essere una patologia importante. Quindi forse il futuro sarà cercare di capire, innanzitutto, se è una patologia di genere, quali sono i fattori. Certamente la donna per certi versi è un po' più predisposta, sappiamo la donna con i tacchi alti, sappiamo che è una cosa molto bella, però sappiamo che questa crea degli squilibri importanti, la postura, chiaramente sono dei fattori su cui si può lavorare, però anche dire che la cellulite certamente è legata allo stile di vita, ma che sia
direttamente correlata, per esempio, all'accumulo di grasso, nemmeno è vero, perché la cellulite la vediamo in donne magari che hanno una silhouette perfetta, quindi c'è qualche cosa sotto che merita sicuramente di essere esplorata, e sì, questo è poi l'obiettivo del nostro volume. Quindi la ricerca scientifica dovrà sicuramente un giorno uscire fuori con la scoperta, ecco, di una proteina che regola, ecco, l'accumulo di grasso, come lei ha detto, come ha spiegato, nell'adipe, nei tessuti adiposi, e quindi sarà lì nell'ingegneria genetica la cura. Probabilmente sì, anche questa, perché viene questa produzione, per esempio, di tralci fibrosi, perché in effetti quella cutia ammaterasse è dovuta al fatto che si formano dei tralci fibrosi che tirano la pelle facendola rigonfiare. Sì. È stato visto, per esempio, che la direzione di questi tralci, la donna è più predisposta perché sono diversamente orientate, quindi mentre nella donna un orientamento praticamente perpendicolare, nell'uomo sarebbero trasverso. Quindi anche questa differenza di genere si riprodurrebbe poi nella maggior per disposizione. Ecco, l'ultima parte del video ci suggerisce anche l'ultima domanda, cioè lei nel suo libro, nella sua prefazione, parla di un approccio positivo con come dire, lo studio della cellula, non un approccio negativo, cioè la malattia c'è e devo curarla ex post, ma un approccio positivo, cioè di donne sfuggite alla cellulite, cioè le escaper, insomma, di donne sfuggite alla cellulite, di cui che si dovranno studiare perché sono sfuggite alla cellulite, quindi dallo studio delle donne sfuggite alla cellulite, ma anche degli uomini, è vero, che sfuggono alla cellulite, forse c'è la chiave, è vero, per aprire la porta alla, diciamo, ad una risposta. Questo è molto interessante, che è la traduzione di un discorso che abbiamo fatto anche in passato qui, sì, presso questi studi, cioè di positive biology, di biologia positiva. È come dire, io per studiare per esempio l'invecchiamento non posso avere informazioni da un vecchio che ha raggiunto questo stato della vita in condizioni disastrose come un Alzheimer, lo devo fare per motivi ovvi, medici, però se voglio evitare di raggiungere quella condizione patologica, devo vedere quali sono i modelli naturali di vecchiaia di successo come quello di Okinawa. Quindi il segreto sarà studiare quali sono quel 10-20% di donne, perché non hanno sviluppato, perché sono donne, allora il segreto potrebbe essere il fatto che l'uomo, perché l'uomo soffre, può soffrire di cellulite, una parola difficile, si chiama idrolipessia, è una patologia per fortuna molto rara, però noi capiamo allora che studiare questi meccanismi nelle donne, come le ha detto, che non hanno questo, sono sfuggite a questo problema, forse ci aiuterà a scoprire il successo, certo, prima ancora di studiare. Come quando si studiano i centenari, si prende il sangue dei centenari per capire che cos'è che c'è nel loro DNA, nei loro telomeri, che nel loro sangue, insomma, che li fa vivere così a lungo. Sì. Vabbè, a parte le interviste con chi vivi, che lavoro hai fatto, insomma, tutte questa anamnesi, questa intervista sulla vita, insomma, la biografia della persona. Però questi centenari, studiando i centenari, probabilmente si potrà un giorno tirar fuori, come si sta facendo, la risposta, è vero? Sì, nell'ultimo convegno internazionale di medicina estetica, che sappiamo si tiene ogni anno a Roma, proprio a maggio, e abbiamo lungamente discusso, soprattutto c'è un gruppo di Verona con cui collaboriamo, il professore Sbarbati, si stanno vedendo delle cose incredibili, che la tecnologia oggi ci consente proprio di fotografare le molecole del tessuto affetto da cellulite, e ci sono delle differenze sostanziali tra il tessuto adiposo, diciamo, non cellulitico e quello della cellulite, quindi questo apre degli scenari incredibili. Ecco, lei va spesso in Giappone, ecco, i giapponesi in Giappone si studiano, c'è una, che punto si è, insomma, in questa, nello studio di questa patologia? Beh, in Giappone esiste il problema, ma viene letteralmente taciuto. Cioè, per loro non esiste. Per loro non esiste, però noi vediamo dall'occhio clinico, perché ovviamente è un fatto abbastanza appariscente, non ne hanno consapevolezza. Sì. Anche se hanno un interesse notevolissimo per l'estetica. Per l'estetica, tant'è vero che in Giappone nasce, si può dire, la farmacologia estetica, cioè ci sono delle case non facciamo nomi, di rilievo internazionale, mondiale, quindi hanno il senso dell'estetica. Però non si rendono conto, ripeto, perché risentono questa di una mentalità anglosassone, perché si considera la cellulite come un disestetismo. Noi diciamo fortemente no. Non è un disestetismo, è una malattia. È una malattia, soprattutto prendiamoci, perché per la donna sappiamo che ricordiamo che spezzare una lancia a favore dello studio è importante, perché è uno dei fattori altamente, noi diciamo, che perturbante del benessere di una donna. Una donna che ha cellulite ha difficoltà di esporsi in pubblico, quindi nasce tutta una serie di problemi anche di tipo psicologico, che
cerchiamo di, insomma, di, almeno di affrontarla in maniera d'altra più corretta. Parte, sì, d'altra parte noi, anche i nostri obesi, noi siamo, per esempio in Campania c'è il maggior tasso di obesità infantile, dei bambini insomma, d'Italia, noi consideriamo l'obesità non una malattia, ma un inestetismo e quindi facciamo lo stesso errore che fanno i giapponesi sul cellulite, cioè lo consideriamo un fatto antiestetico e tardiamo, è vero, nell'affrontarlo invece come una malattia. Esatto, anzi, colgo l'occasione proprio perché c'è un po' questo parola, perché in realtà quello che ci sta affascinando negli studi dello stress ossidativo e dell'infiammazione, perché noi sappiamo che oggi l'obesità apparente, quello che noi vediamo, questo rigonfiamento dell'addome, in realtà è l'espressione di un accumulo di grasso viscerale all'interno dei visci, quello che fa maggiormente paura. Sì. E sembra proprio che la cellulite riproduca questo modello a livello del tessuto cutaneo. Quindi è un grasso, sembrerebbe un grasso più infiammato e quindi più portatore di, sì, di uno stato di malattia. Questo libro, la cellulite, si trova in edicola, no? O si può mandare in tutte le librerie. Si può anche mandare via internet, chiedere, basta digitare su Google appunto la cellulite. L'Alzheimer della pelle, questo titolo originale, diciamo, quindi lo si può anche chiedere via internet.